Conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la Caesar Salad è un piatto unico, gustoso e nutriente. Ormai è possibile trovarlo ovunque, dai ristoranti e degli hotel a quelli più raffinati e stellati. Il suo gusto inconfondibile è talmente amato che è stata inventata anche una salsa Caesar, ideale come dressing per insalate super golose. Ciao, per chi non mi conoscesse, io sono Gianluca. Il nome della Caesar Salad deriva dallo chef Cesare Cardini, un cuoco originario della zona del Lago Maggiore che durante il primo dopoguerra emigrò negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Cardini inventò la ricetta per la festa del 4 luglio del 1924. Secondo il racconto della sorella Rosa, Cesare era corto di materia prima, ma non voleva scontentare i clienti proprio in una ricorrenza importante come il giorno in cui si festeggia l'indipendenza americana. Preparò quindi un'insalata con gli ingredienti che aveva a disposizione e fu subito un successo. La Caesar Salad, generalmente, nella ricetta tradizionale, è composta da lattuga romana, crostini di pane, formaggio parmigiano. Il piatto è poi condito con la salsa Caesar, fatta con tuorlo d'uovo, aglio, pepe, succo di limone, olio d'oliva e salsa Worcester. Questo dressing per la Caesar Salad è indispensabile perché permette agli ingredienti di legare tra loro in quel modo unico e così gustoso che tutti amiamo. La ricetta è deliziosa così com'è e la sua bontà l'ha resa popolare in tutto il mondo. Oggi esistono tante varianti dell'insalata. La più famosa è sicuramente quella dell'aggiunta del pollo alla griglia. In origine la ricetta non lo prevedeva. Ora ti presento la mia versione della Caesar Salad. Per realizzarla ti occorreranno insalata iceberg, petto di pollo cotto in CBT. Qua sopra e in descrizione ti lascio il link della ricetta. Pomodori datterini tagliati, cubetti di pane croccante, il parmigiano e la salsa Caesar. Per la salsa io, in aggiunta agli ingredienti sopra elencati, ci metto le acciughe, la senape e il parmigiano. Inizia aprendo la busta con il pollo rigenerato precedentemente a 46 gradi. Taglio le fettine abbastanza sottili. Prendi una ciotola e spezza con le mani l'insalata. Un po' di olio Evo. La Caesar sauce. Mescola bene, aggiungi un po' di crostini, i pomodori datterini tagliati. Non ti nego che, se non lo hai ancora fatto, mi farebbe tanto piacere se ti iscrivessi al canale attivando la campanellina, così da ricevere un avviso quando pubblicherò altri video che potrebbero interessarti. Se ti va, puoi anche collegarti alla mia pagina Instagram Argento Chef per seguire le pubblicazioni quotidiane di foto, ricette e tanto altro. Non ti scordare di mettere un pollice in su per sostenermi e condividere il video con i tuoi amici. Adagia sopra le fettine di pollo e infine una bella grattugiata di parmigiano. Se vuoi, metti al centro un altro cucchiaio di salsa Caesar e servi. Sicuramente da qualche parte l'hai già assaggiata. Fammi sapere nei commenti qui sotto se sapevi come farla o se conosci un'altra ricetta. Se ti va, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo argomento e o video. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!